E ciao a tutti ragazzi, io sono Matiz e è venuta malissimo, mamma mia. E ciao a tutti ragazzi, io sono Matiz e bentornati sul mio canale. Siamo quest'oggi tornati su FIFA 17 per incominciare una nuova serie. Ebbene sì, dopo che lo scorso video ha superato i 40 like, vi ringrazio tantissimo ragazzi. Sono qui oggi tornato su FIFA 17 per incominciare il Road to Top Team. Cos'è il Road to Top Team? Mi è venuto in mente così mentre giocavo a FIFA. Quindi ho deciso di portarci un video e vedere come va. E se vi piace di continuare questa serie che a mio parere sembra veramente molto bella e soprattutto durerà tanto. Sarà una specie di Road to Division 1, quindi farò due partite a video e in queste due partite io mi segno chi sono stati i peggiori della partita. Come faccio a capire chi sono stati i peggiori? Semplicemente a fine partita escono i voti che hanno preso i giocatori e io mi appunterò quello che ha preso di meno. Poi farò una seconda partita e vedrò quell'altro che ha preso di meno. Poi scontrerò i due e vedrò chi ha il voto minore e chi ha il voto minore verrà venduto nella squadra e compreremo in live a fine video un altro giocatore. Quindi sarà, ve l'ho detto, una specie di Road to Division 1, quindi per potenziare la squadra, ma allo stesso tempo fare una cosa un po' diversa. Quindi obiettivo di questa serie è arrivare in Arena 1. Sì, in Arena. Oddio, Clash Royale. Arrivare in Divisione 1 e costruire una Serie A veramente veramente potente. Intanto questa qui è la mia squadra. Non ho nulla di che, di Serie A ho solamente Destro, Iturbe, Brozovic, D'Ambrosio, Zapata e De Santis, che non è neanche della Serie A. Ah, è Radu. Comunque questa è la mia squadra, è scarsa, lo so, ma ci ho giocato poco appunto per incominciare questa serie insieme a voi. Anche il mio storico fa schifo, ma non guardatelo, è brutto lo storico. Ok, io direi di incominciare con la primissima partita. Mancano 3 punti per vincere il titolo della divisione, quindi altri crediti, già ne ho 2500 da come potete vedere. Quindi ragazzi, mi raccomando, il nostro Don Rodrigo c'è. Spero veramente che lui giochi bene perché è l'emblema della mia squadra al momento. Avversario trovato, ecco la sua squadra. Ha una Serie A anche lui, medio-bassa più o meno, ma 100 di intese e 80 di valutazione. Ovviamente noi ci proviamo, speriamo che vada tutto bene e che i giocatori più scarsi saranno quelli che io voglio eliminare, quindi quelli che non sono della Serie A. Lo spero veramente perché già vendere un giocatore della Serie A non mi piacerebbe proprio. Anche se io adesso compro un giocatore fortissimo, ad esempio mi compro Higuain, mettiamo. E nella prossima partita lui fa schifo, io lo devo vendere. Non, cioè, non posso fare niente. Ho deciso questa cosa per rendere il tutto più interessante, quindi voglio essere sincero. Intanto stiamo iniziando veramente bene. Ovviamente io sempre raffreddato perché ormai Rodrigo, Don Rodrigo, sempre lui con le skill. Forlas, vede Radu. Radu, il passaggio al centro, attenzione, destro, destro. La finta, mamma mia, che scivolata, l'ha tipo ucciso la gamba destra. Attenzione, Brozovic, se ne va in velocità. Brozo, Brozo, oh mio Dio. Brozovic! E c'è il gol! 1-0 per noi, Gio Matti! A un passo dal titolo, ragazzi, della divisione 10, quindi veramente cioè, ci sarà da esultare, perché titolo di divisione 10, fidatevi, è il migliore. Attenzione, lo scatto. Olivera, se ne va. Non so neanche chi è Olivera, potrebbe essere anche un difensore. Ma perde palla. No, no, che è questo buco? Che è questo buco in difesa? Grande, grande. No, no, è troppo veloce, è troppo veloce. No, no, sì, portierone mio, vai. Raga, mi ha dato una spallata che è volato anche la Statua della Libertà. Troppi buchi in difesa in questi 30 minuti. L'avevo detto. Errori difensivi, sto sbagliando veramente tanto. 1-1, dai, voglio vincere il titolo in sta partita, almeno iniziamo subito la divisione 9. Guardate quanto corre Biabiani, non puoi segnarmi adesso, cioè non è legale segnarmi al 42esimo. Chi è che segna al 42esimo? Spiegatemi. Lo scatto, c'è Radu, c'è Radu. Atterrato Radu. Sta atterrando tutti, eccolo qua. Biabiani da solo, Biabiani da solo. Biabiani. Ragazzi, calcio d'angolo al 45esimo minuto, molto pericoloso. Ok, abbiamo distrutto Biabiani. Ed è finito così il primo tempo. Attenzione, attenzione. No, 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 no. Ok.
Calcio d'angolo, ragazzi, stiamo rischiando veramente tanto adesso. Sta giocando veramente bene il nostro avversario. Prendila. Bravissimo, De Santis. Best portiere EU. Eccolo, eccolo, eccolo. No, no, vabbè. Che gol. E niente, ragazzi, 2-1. Muriel veramente fortissimo. L'attacco del nostro avversario è troppo forte. Ovviamente si poteva prendere anche sta palla, ma... Mamma mia, i turbe. Se ne va. I turbe. Ancora lui. Si smarca tutti. Mamma mia, ragazzi. Raga. Raga, se non segno. Raga, se non segno. Azione spettacolare di turbe. E poi c'è il gol di Don Rodrigo. Mi sa che ha segnato il nostro caro Don Rodrigo, che si fa fare gli assist. Eh sì, ragazzi, ha segnato Don Rodrigo. Ragazzi, azione epica, pazzesca, non è uno scherzo. Finito male, ovviamente. Ragazzi, partita terminata 2-2. Complimenti al nostro avversario, abbiamo fatto una bellissima partita. Ma adesso siamo arrivati al momento clou della prima parte del video. Bene, sì, questa è la valutazione dei nostri giocatori. Abbiamo Brozovic, uomo partita, quindi è sicuramente salvo da questa sfida. Comunque, il peggiore qui è destro. Beh, sì, ragazzi, ci sta. Secondo me i peggiori sono stati destro ed Emerson, anche se Emerson ha preso 7,8. Destro è quindi il primo ad essere scritto nella tabella dei futuri eliminati. Quindi adesso noi andiamo a farci un'altra partita. E se qualcuno prenderà meno di 6,2, quindi del voto che ha preso destro, verrà eliminato dalla squadra e noi lo sostituiremo con un altro che compreremo. Ok, ragazzi, eccoci tornati per la seconda partita. Nella prima partita, destro è stato quello con il voto più basso, prendendo 6,2. Adesso siamo qui a cercare un'altra partita. Ho dovuto sostituire addirittura destro perché si è infortunato pure. Quindi adesso al suo posto abbiamo Sansone. Oh no. No, questa è la squadra del nostro avversario. Guardate che cavolo di squadra c'ha. Dybala in prestito, però è comunque Dybala in attacco. Cavolo, Parolo in porta consigli. Benatia in difesa. Ragazzi, questo c'ha una Serie A molto più forte rispetto a quello di prima. Attenzione, Olivera, il contropiede. È da solo, è da solo. Se ne va. Qualcuno al centro, qualcuno al centro. Ci ha tolto palla. Peccato, poteva essere una buona azione se non ci fosse stato Oliveira ad attaccare. Dobbiamo tenere molta attenzione a Dybala in attacco, che con la difesa che abbiamo noi non ci vuole niente che ci supera. Certo, proprio questo Dybala in prestito proprio contro di noi doveva usarlo e ho sbagliato passaggio. Poteva essere un'azione da gol. Ah. A zero. Mi sono fatto fregare come un pesce da Parolo addirittura. Manco per dire che ha segnato Dybala, no. Parolo. Stiamo giocando veramente male in difesa. In attacco ci stiamo provando, ma non riusciamo comunque a concretizzare. 1-0 si può ancora recuperare. Spero sinceramente di sì, perché vorrei arrivare in divisione 9. Attenzione, i turbe, i turbe, i turbe. Il cross non riesco a crossare bene, non è possibile. Mamma mia, Brozovic. Mamma mia. Sansone, il tiro e cade a terra, ma non è possibile. È finito anche il primo tempo. Un'altra azione da gol sprecata malamente, ragazzi. Niente da fare. No. No, dai, non è possibile. Ragazzi, partita annullata. Io sinceramente no, penso che sia inutile provare a farne un'altra, perché la partita decisiva era questa. Quindi vediamo direttamente la valutazione dei giocatori. Quale sarà? Ebbene sì, ragazzi, il voto più basso è stato quello di Rodrigo, Sansone e Fornals. Io a questo punto mi sento di premiare Rodrigo, che se non sbaglio nella scorsa partita ha fatto tipo 7, e Sansone, che non dovrebbe essere eliminato perché ha giocato solo mezza partita e nella partita scorsa non c'era. Quindi io mi sento di eliminare Forlas, che
Dai, non è servito a nulla praticamente, cioè faceva solo presenza. Quindi ragazzi, l'eliminato di questo video è Fornals, mi dispiace per lui ma tanto l'avrei sostituito comunque. E adesso andiamo a comprarci un centrocampista centrale. Benissimo, andiamo ai trasferimenti e andiamo a comprarci un centrocampista centrale. Vediamo un po' chi c'è, magari su 3.000 crediti proviamo a spenderne 2.000, dai. Ok ragazzi, ho messo centrocampista centrale della Serie A a 2.000 crediti. Vediamo se non c'è nulla di che, magari andiamo a cercare qualcuno che costa un po' di più. Benissimo ragazzi, ho trovato il Lemina da comprare, questo che ha 7 contratti e 99 di forma fisica e costa 1.600 crediti, quindi è abbastanza buono anche il costo. Quindi ragazzi, l'acquisto di questo primo episodio del Road to Top Team è Mario Lemina e questa vendita è terminata ovviamente. Bene ragazzi, Lemina ha acquistato il primo acquisto, quindi di questo Road to Top Team è stato fatto. Abbiamo detto addio a Fornals, che non è stato nulla di che in queste partite. Si è salvato questa volta destro, che anche se ha giocato, che poi ragazzi guardate, assomiglia tipo a Frax da piccolo, guardate quale. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questa idea del Road to Top Team vi sia piaciuta. Cercherò man mano, in ogni episodio sarà una serie molto lenta. La connessione purtroppo si è persa con il giocatore, quindi la partita non è stata annullata praticamente. Quindi ragazzi, mi raccomando, spolliciate, arriviamo a 35 mi piace se ci riusciamo per il secondo episodio del Road to Top Team. Mi raccomando, mi fido di voi con questa serie perché a me piace molto sinceramente. Qui è Mattiz, è tutto, noi ci vediamo dopo domani come sempre con un nuovo video. Bella raga.